L'Assemblea Capitolina impegna il sindaco e l'assessore competente ad approvare entro 15 giorni un provvedimento deliberativo che istituisca, attraverso l'adesione a un codice etico condiviso, un registro cittadino delle società che nel territorio comunale intenderanno occuparsi di progettazione per i bandi europei. Questo l'ordine del giorno presentato oggi dalla Commissione Capitolina Speciale Politiche Comunitarie, presieduto dal consigliere Cosimo Di Noi. Il nostro obiettivo è quello di avere un ruolo principale, fondamentale, con un partenariato anche con le altre capitali europee. E con un ponte diretto con la Commissione europea, con Bruxelles, rispetto ai fondi strutturali diretti. Perché per noi i fondi strutturali diretti, quindi la possibilità di mettere in piedi un partenariato pubblico-privato con capofila Roma Capitale, quindi l'area metropolitana anche, diventa una grande opportunità di sviluppo, di partecipazione, di condivisione con le realtà sane del nostro territorio. Europarlamentari, capigruppo Capitolini e presidenti di commissione collaboreranno per la programmazione europea 2014-2020. Presente al tavolo della commissione l'assessore Capitolina alla scuola Alessandra Cattoi. Roma Capitale ha deciso da quest'anno di dotarsi di un ufficio ad si chiama Ufficio per le Politiche Comunitarie, perché abbiamo intenzione di avere una strategia organica di tutti i dipartimenti, di tutti gli assessorati, di tutti i municipi riguardo ai progetti europei. Quello che è mancato negli anni scorsi è stato proprio un coordinamento organizzato. Ci sono stati molti progetti che sono stati fatti, alcuni anche che sono stati vinti, ma senza che ci fosse un chiaro motivo perché un progetto piuttosto che un altro. Ecco, noi in questo momento stiamo elaborando un piano di Roma Capitale, che abbia una sua coerenza e che, a cui tutti possano fare riferimento. Tra gli europarlamentari Silvia Costa, relatore del programma Europa Creativa. Da questo punto di vista io qui porto un contributo di diciamo una competenza specifica, perché sono relatore in Parlamento europeo e ne sono molto fiera come italiana di essere stata individuata come relatore del nuovo programma 2014-2020 Europa Creativa, che sarebbe il nuovo programma sulla cultura, le industrie culturali e creative e l'audiovisivo. Ma anche abbiamo fatto un grande lavoro perché il patrimonio culturale, la cultura, le scienze umanistiche siano inserite anche nella ricerca, l'Horizon 2020, e nei fondi strutturali, che sono ben 325 miliardi, appunto 32 miliardi dei quali saranno per l'Italia.